Genkai e Toguro, che 50 anni prima sono stati compagni di squadra, si scontrano. Toguro, che ha venduto l'anima in cambio della forza e della giovinezza, uccide Genkai, ormai vecchia e senza poteri. Yusuke arriva troppo tardi per salvarla e lei muore tra le sue braccia. Davanti alle parole di disprezzo di Toguro per Genkai, Yusuke, furioso, lo affronta e ne è sconfitto. Me la pagherai per quello che le hai fatto. Se vuoi diventare il mio successore, dovrai sottoporti a una dura prova per essere degno della sfera di luce astrale. Con il poco potere che possiedi adesso, non saresti mai in grado di sconfiggere Toguro. Yusuke, per poter superare la prova, dovrai dimostrarti capace di trattenere nel tuo corpo questa gemma di luce astrale. Devi superare questo dolore se vuoi affrontare i tuoi prossimi combattimenti. Il dolore è solo illusione. Vattene via! Vattene via! Bravo, Yusuke, hai superato la prova. Dormi, la vera battaglia inizierà al tuo risveglio. Forse Genkai non sarebbe morta se non mi avesse trasmesso tutto il suo potere. Vostra Altezza Emma, Genkai se n'è andata, non è vero? Purtroppo era scritto nel suo destino. Te l'avevo già detto che Genkai sarebbe scomparsa dopo aver trovato ed educato il suo successore. È vero. È stato Toguro a farlo. La mia energia allo stato puro. Questo è il vero potere. Come l'onda d'urto provocata dal mio pugno. Se voglio vincere, devo assolutamente migliorare la mia tecnica di lotta entro domani. Ha un potere incredibile. Da una parte sei razionale e dall'altra sei impulsivo. Tra i cinque, se potessi scegliermi l'avversario, di sicuro sceglierei te. Quando si uccide qualcuno che piace, si assapora la futilità delle cose, come quando si pensa al significato della vita. Ma è da lì che nasce un incommensurabile piacere. Maledizione! Corvo è superiore in velocità, in energia, in tutto! Devo addestrarmi in maniera differente, o non riuscirò mai a batterlo. Ehi, Kurama! Finalmente sono riuscito a trovarti!
Non è che per caso hai visto Urameshi da queste parti? No. Non capisco dove possa essere finito. Si è alzato dal letto ed è scappato senza una spiegazione. È come se non bastasse, anche Genkai se n'è andata dicendo di avere un appuntamento. È preoccupante. Uno di voi oggi morirà e presto ne avrai la conferma. Allora, la forza astrale che si è spenta era di Genkai. Ehi, voi! Chi è? Scusate, ci siete solo voi qui? Devo parlarvi. Si può sapere chi sei, rispondi. Davanti a voi c'è il bellissimo guerriero Suzuki. Sei Suzuki? Permettete che mi presenti, sono il bellissimo Suzuki. Tu allora... Mi ricordo, tu sei quello che è stato sconfitto da Genkai. Sei oggi che poi è diventato Suzuki. Ti avverto, quando parli con me devi mettere l'aggettivo bellissimo davanti al nome. Cerca di non dimenticartelo mai. Beh, come ormai risulta evidente, signori, io sono già fuori gioco. Ai vostri occhi posso forse apparire soltanto un clown fallito, ma ho anch'io la mia dignità da difendere. Che tu fossi un clown si era capito fin dall'inizio. Anch'io non ho detto niente. Ma che cosa vuoi da noi due? Vi ho cercati perché volevo portarvi due regali. Che cosa sono? Sono il frutto della vita precedente e la spada della prova. Il frutto della vita? La spada della prova? A cosa serve? Sono le armi che avevo dato a Urashima Nero e a Shishiwakamaru. Quel frutto proviene da un fiore che ho trovato recentemente nel mondo dell'aldilà e che ho raccolto. Urashima Nero lo usò sotto forma di polvere, ma se ne berrai il succo potrai riprendere le sembianze di Yoko per lungo tempo. La spada, invece, è ricavata da un particolare cedro e cresce assorbendo l'energia astrale di chi la impugna. Cosa assorbe energia astrale? Non temere, questa spada ti sarà molto utile. Può assumere ogni forma, dipenderà tutto da te. Tieni, prendila! Cade! Però devo mettervi in guardia tutti e due. Nessuno prima d'ora ha mai usato questi oggetti. E nemmeno io ho idea degli effetti collaterali che potrebbero manifestarsi dopo il loro uso. Ma stai scherzando? Io ve li ho donati, a voi la scelta se usarli o no. Addio. Aspetta, perché li hai dati proprio a noi? Un tempo ho combattuto anch'io contro Toguro. In quell'occasione il 30% del potere di Toguro mi bastò per capire di quanta forza potesse disporre il suo corpo. Mi fece a pezzi, lo implorai di non uccidermi. Ebbe pietà di me e mi risparmiò la vita. Sei un guerriero così scadente da non meritare di essere ucciso. Sei soltanto spazzatura. Dopo quella dura umiliazione ho cercato di migliorare i miei poteri allenandomi. Ho cambiato nome e creato la squadra I Racconti dell'Inferno, ma sono stato sconfitto dalla vostra squadra. Non vi chiedo, quindi, di vendicare il mio orgoglio. Spero solo che esistano persone più forti di Toguro, rendendomi perfettamente conto di non essere in grado di sconfiggerlo. Mi auguro almeno che esistano guerrieri capaci di fargli mangiare la polvere. Altezza. Come hai indovinato che ero io? Non ha importanza, ti prego, lasciami solo. Ti stai comportando proprio come Botan. Anche lei è molto triste. Avendo un animo sensibile, non riesce ad accettare quello che la sua mente già sapeva. Infatti, l'avevo informata da tempo che Genkai sarebbe morta presto. Se soltanto fossi arrivato un attimo prima, sarei riuscita a salvarla, forse. Smettila di rimproverarti, sciocco! Che hai detto? Chi è lo sciocco? Ripetilo ancora una volta, se hai coraggio! Certo, sei sciocco a crearti sensi di colpa. Credi davvero che avresti potuto fermarli? Toguro da 50 anni aspettava di scontrarsi con Genkai. Nessuno poteva impedirglielo. E cosa pensavi di fare, tu? L'odio che Toguro provava per la tua maestra non poteva estinguersi che con la sua morte. Allora, che cos'hai? Mi vuoi levare le mani di dosso o no?